48 ore e sento il gatto dietro e riattacco. Giuro, Maurizio, 48 ore dopo, al bar Margherita, siamo tutti in fila di età biliardo a aspettare, tutti e 12, Gesù, gli apostoli, c'era pure Giuda. In fondo si apre la porta ed entra Ariano Manetti, seguito da un signore albino. Sapete cosa vuol dire albino? Sì. Tutto bianco, vestito d'argento, vestito di seta, ha un camicetto d'argento, elegantissimo. E Ariano Manetti dice: ragazzi, vi presento Interis. No. Siamo a scherzi a parte, che non c'erano ancora, siamo nel 68. E questo Ariano Manetti parlava a una velocità supersonica, non si capiva la parola. Ogni tanto nel mezzo a tutte queste cose sentivi che diceva. Allora ragazzi, mi raccomando, Mister X vuole da voi un capito ragazzi, e noi impietriti, non capivamo. E questo Ariano Manetti tira fuori dalla giacca un carnet da segni e incomincia a firmare uno. Vabbè, 16 volte, non sto a fare qua, 16 volte, 16 a 6, e li deposito. Mi metto la giacca, si è portato. Allora mi raccomando ragazzi, un grande blu, e si dilevano nella notte bolognese. E noi rimaniamo lì, immobili, impietriti, increduli. C'è un cagliere 6, Gianni Cavina aveva fatto l'impiegato di banca per un mese, quindi era un tecnico. Prende l'assegno, l'unico che ha il coraggio di prendere, lo solleva, lo guarda, oh ma è buono. Erano 16 assegni da 10 milioni cada uno. La mattina dopo, tutti e 12 di fronte al credito italiano di via Montegrappa come per una rapina. Tutti in fila, Cavina entra e deposita questi soldi. E noi abbiamo 160 milioni senza ricevute, senza nessun vincolo, da parte di un mecenate, di un angelo, di un figlio di Francapra, pure tutto bianco, che si faceva chiamare Mister X, che ci ha messo nella condizione di dichiarare una troupe di romani fantastica, che non capivano, arrivarono senza capire come cacchio avevamo tutti questi soldi, da dove erano presi, perché non. E infatti erano piuttosto diffidenti, interessati al denaro come sono giustamente tutti quelli delle truppe, però nello stesso tempo ci chiedevano questi chi sono. E quindi preparammo questo nostro grande debutto per il 12 settembre del 1968 sulla Bardanese. Se è accaduto tutto questo nel 68 non è un caso, perché è una storia tipicamente 68ina, della quale il suo protagonista, che sarei io, ha avuto un comportamento che riteneva non fosse 68ino, ma più 68ino di così non poteva essere, nel senso che ho affrontato questo mestiere, questa professione, avendo alle spalle una totale ignoranza di che cosa fosse fare un film. Il mio problema era come mi vesto. Allora penso subito alla sahariana, agli stivali, alla Blasetti per dare un tono. E cosa dice un regista quando tira un'inquadratura, la prima inquadratura? Che io sapevo che cosa dice, non dico te, cosa dice? No! Uno che dica la parola di lui. No! Bravo! Uno dice motore, il regista dice motore, il fotografo dice partito, l'assistente dice ciak, ciakista dice 45 ore prima, ciak, e il regista dice azione, motore, partito, ciak, 45 ore prima, azione, motore partito, ha dei problemi, il vestito, l'ho risolto, motore partito, 45 ore prima, l'ho brutto, motore partito, 45 ore prima, arriva la mattina del 12 settembre 1968 sulla Bardanese. Vengono i miei parenti, motore partito 3:45, tutti c'erano comparse, i gruppi, allora si girava con i brutti anche gli esteri, sono legati pure motore partito 3:45, e i venuti registi agitatissimi, poi cominciano a farsi, silenzio, siamo pronti,
dopo il dottor Lanzini è irritatissimo, e finalmente Franco De Nicola dice, io vedevo mia madre, mio fratello, tutto in fortuna, mi fa il famoso gesto di direttore della fotografia, per cui io faccio qualche passo avanti, e urlo, ciao! Mi sono sentito morire, le gambe mi sono veramente, mi sono svuotate di ogni energia, mi hanno sorretto. Franco, il direttore della fotografia, operatore di macchina, mi sono preso sotto braccio. E nel portarmi via mi hanno detto, non ti preoccupare, il film te lo famo noi. Questo è stato l'inizio della nostra carriera. L'hanno fatto loro. C'erano dei momenti in cui io veramente ero talmente, la mia dipendenza dovuta alla mia totale ignoranza era tale per cui arrivava, poi la chiudiamo questa parte qua, ma insomma, per farvi capire, ecco, mettevo una macchina presa, no? Dicevo, metti la macchina lì. Allora, ecco, facciamo un'inquadratura, poi mi chiedono, io andavo a vedere, tutto nero, 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 proprio non vedevo niente. Com'è? Nero! E ci ho fatti fin così. Fino a fine una condizione di sudditanza, per cui è andata così fino alla fine, con quelli stessi film poi è andato male. È un po' di colpa loro, non è solo di colpa di me. Ecco, questo era l'atteggiamento sessantottino di chi poi alla fine, quando il film trovò un distributore e uscì al cinema Margherita, quel Salone Margherita, dove adesso vanno in Bagaglino a Roma, mi ricordo che andavamo nell'atrio del cinema e quando quei pochi che venivano incuriositi entravano nella sala cinematografica, pagavano i biglietti, entravano e stavamo lì a aspettare e dopo un po', insomma, non è che uscivano proprio alla fine, uscivano magari a metà del primo tempo, neanche un po', ecco, lamentandosi alcuni con la cassiera e noi ci davamo di gomiti, vi abbiamo fatto male. Cioè, da lì, da questo atteggiamento, secondo me, io lo continuo a ripetere sempre, il disamore tra il pubblico italiano e il suo cinema nasce da questo nostro atteggiamento, da questo cinema che abbiamo fatto contro, nell'illusione di poter rimettere in discussione tutto quello che si era fatto fino allora, attraverso un nostro, chissà che cosa, una nostra proposta che in realtà si fondava su nulla, se non appunto sulla provocazione basta. E quindi recuperare, dopo due film, perché sono andato la seconda volta da Mr. X, a dirgli che avevo un'altra idea di fare Thomas, gli indemoniati, è già finanziato 110 milioni ancora. E quando Thomas, gli indemoniati, non è pure uscito, sono andato la terza volta e gli ho detto, Mr. X, avrei un'idea, e lui gli ho detto, anch'io, e non erano coincidenti. E lì è praticamente cominciato il disastro che in provincia vive chi è fallito, perché essere falliti in provincia è insopportabile. Io mi ricordo che una volta entrai in un bar, a parte che il gruppo si sciolse, andarono tutti per loro, tornarono alle loro lauree, ai loro impieghi, eccetera. Entrai una volta in un bar, e un bar dove non conoscevo quasi nessuno, e la barista mi disse, c'è qualcuno che chiama Vatico? Io perché? Ma vuole un telefono, da Roma. Da Roma, fatto il telefono, pronto. Pronto, Villa De Laurentiis, dottor Dino, signora Vatico? Sì, sono io. Dottor Dino, un attimo. Dottor Dino De Laurentiis, aspetto. Pronto? Al terzo pronto una pernacchia generale di tutto il banco. Quindi era diventato assolutamente insostenibile, non si poteva assolutamente sopravvivere in una città dove era diventato lo zimbello generale di tutti, perché c'eravamo anche un po' fatti notare per questa cosa. Quindi questa è un pochettino, ho cercato di dare un minimo di corredo
a quella parte che riguarda gli inizi, che nel documentario di Costa, pur essendo ben detta, insomma, forse la priva di alcuni dettagli in più che mi sembrava opportuno dare. E questo è stato l'inizio della nostra vicenda. Poi qui, come abbiamo detto, attraverso un successivo miracolo, il primo è stato l'angelo che ha portato tutti quei soldi, il secondo è stato un errore da commedia di Feidone, nel senso che la Bettoia ha messo per sbaglio nella valigia di Tognazzi un copione che non era destinato a lui, e Ugo si è trovato a Parigi con questo copione, l'ha letto e mi ha cercato ed è venuto a fare il film in partecipazione, quindi senza precedenti, ed era l'attore più pagato, aveva fatto Amici miei e Romanzo popolare, e io ero talmente riconoscente nei riguardi di Tognazzi e anche così in uno stato di sudditanza psicologica, per cui alla fine, voi sapete che un regista alla fine di ogni quadratura all'inizio mi hanno detto che c'è un motore, alla fine dice stop, no? E io invece dicevo grazie. E lui dice basta, bella, bellissima, grazie. Lui dice ma possiamo fare un'altra, possiamo... no, Ugo è bellissimo. Insomma, ho fatto il film tutto in ginocchio praticamente, e non gli ho mai detto niente, non gli ho mai dato, non, mi sono veramente, l'ho soltanto guardato, quindi non ho fatto un film, è stato lui a fare totalmente il film, e andato discretamente, al punto che però Tognazzi mi ha messo in moto quel motore nell'estate del 73 che fino adesso, in questo momento, non si è ancora spento. Io poi ho cercato di risarcirlo molti e molti anni dopo con un film sul calcio che si chiama Ultimo Minuto, quando la stella di Ugo stava tramontando e a me le cose non andavano meglio. Allora io ho detto, ma io devo fare un film con Tognazzi in cui io sono il regista e lui è l'attore. E ho chiamato e abbiamo fatto questo film, in cui Ugo è assolutamente straordinario. Lui fa questo vecchio manager, traficone. La Bettoia dice che il film che assomiglia di più a Ugo fra tutti quelli che ha fatto, non so se è vero, però insomma, lui è assolutamente straordinario. Lui amava talmente quel film che veniva in tutte le collezioni private che facevamo senza dirglielo, a un certo punto lui non veniva a sapere, veniva. E io immaginavo che l'avrei risarcito con questo film, che avrebbe vinto un sacco di premi, che il film sarebbe andato benissimo, che Tognazzi sarebbe tornato a essere quello che era una volta. Invece il film è andato malissimo e non ha vinto nessun premio. E quindi quel risarcimento che io volevo in qualche modo, sentivo di dover dare, purtroppo non si è concretizzato, non si è materializzato. E però Tognazzi è quello che mi ha permesso oggi, nella quantità di film sterminata che faccio, tra quelli che penso, quelli che scrivo, quelli che giro, quelli che edito, quelli belli e quelli brutti, mi piacciono tutti, non mi piace nessuno, non sono pure io, però mi piace moltissimo che la mia vita si sia totalmente confusa col cinema, che era la cosa alla quale aspiravo. Io in questo momento, vi giuro, non so se sto girando una scena, sto parlando, non lo so. È tutta, c'è una sorta di misterioso